Ben ritrovati a tutti all'aggiornamento con le tendenze a medio e lungo termine. Ci concentriamo in particolare nel weekend di ogni santi, quindi nel periodo che va da fine ottobre ai primissimi di novembre. E lo facciamo con la solita panoramica europea che ci mostra ancora il braccio di ferro tra una vasta circolazione ciclonica posizionata sull'Europa occidentale e invece un campo ad alta pressione recidivo sull'Europa centro-orientale. Notate come l'Italia starà in mezzo a queste due grandi figure bariche con correnti miti prevalenti dai quadranti meridionali. E quindi il tempo dovrebbe parzialmente peggiorare, in primis sulle isole maggiori, interessate dalle correnti umide atlantiche con delle piogge, ma marginalmente anche sul nord-ovest e lungo i versanti tirrenici, in prevalenza asciutto invece sul resto della penisola. Ma attenzione che la situazione è estremamente dinamica e si giocherà un po' sul filo del rasoio, perché qualora la perturbazione riuscisse a sfondare maggiormente verso est, potremmo avere maltempo generalizzato e anche molto intenso sul nord-ovest. Se invece la perturbazione venisse respinta dall'anticiclone, rimanendo arretrata più verso la Francia, potremmo avere tempo sostanzialmente asciutto su buona parte della penisola. E quindi per tutti i doverosi aggiornamenti vi ricordo di consultare il sito trabimeteo.com oppure di scaricare la nostra app gratuita per tablet e smartphone.